Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Con l'arrivo dell'autunno, dei primi freddi, io adoro fare il purè, ma quello vero, non quello delle bustine che si comprano al supermercato. Quello bello morbido, con le patate, quelle vecchie e soprattutto pochi ingredienti, ma quelli giusti. Se volete farlo anche voi, gli ingredienti che serviranno per questa ricetta sono 600 g di patate, 150-200 ml di latte, 30 g di burro, noce moscata e sale. Come vedete, ingredienti buoni, sani, naturali. Così sì che si otterrà il vero purè. Se lo volete fare anche voi, allora iniziamo a farlo insieme. Ho sciacquato e pulito dalla terra le patate che vedete messe in questa pentola perché sto utilizzando le patate di mio suocero. Oltre che delle patate mature, mi raccomando, utilizzate delle patate farinose perché sono quelle che renderanno veramente soffice il vostro purè. Le ho messe in questa pentola ricoperte dall'acqua che supera le patate di circa un dito e mezzo. Le porto sul gas, le facciamo cuocere e bollire per circa 40 minuti. Dal bollore dovranno cuocere per 40 minuti. Ci vediamo dopo, patate cotte. Ritorniamo sulla pentola. Questa operazione va fatta con le patate appena scolate dalla loro cottura e andiamole a schiacciare direttamente in pentola. Io le ho divise a metà e le schiaccio direttamente. La buccia facilmente si raccoglie e la metto da parte. Ora andiamo ad aggiungere il sale tutto attorno, il burro e il latte a più riprese, non in una volta sola, mi raccomando. Io questo latte l'ho fatto scaldare al microonde, se volete anche voi in un pentolino, e portatelo quasi a bollore. Io lo aggiungo piano piano e inizio a mescolare. Questa operazione va fatta velocemente così che si sciolga bene anche il burro. Naturalmente questa operazione va fatta a fuoco spento perché il latte l'abbiamo riscaldato e la pentola è già bella calda dove abbiamo cotto le nostre patate. Finiamo ad aggiungere il latte piano piano. E prima di aggiungere l'ultima parte finale del latte, voglio andare a grattugiare all'interno la noce moscata. Che insaporirà ancora di più il nostro purè. Ci vorrà circa un quarto di cucchiaino, poi dipende sempre dai vostri gusti. Aggiungo la parte finale del latte, do un'ultima mescolata e il gioco è fatto, non ci resta che servire. Il nostro purè è pronto per essere gustato. Potete accompagnarlo con qualsiasi cosa che piace a voi, con qualsiasi pietanza piace a voi, oppure mangiarlo anche così. Io lo adoro. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.